Ok, allora tutto è partito dal fatto che io sono affascinata dal periodo degli anni 50 e quindi mi è stato proposto di partecipare in questa manifestazione dedicata agli anni 50, Summer Jamboree, e io ero così entusiasta che ho detto ma che quadro posso realizzare? Quindi Elvis è un'icona di questi anni. È nato questo quadro che è l'ultimo che ho realizzato. Devo dire che anche con l'iniziativa di partecipare in questo evento sono cresciuta con questo quadro perché è il primo che ha un telaio importante, tridimensionale, dove il quadro si gira intorno a sé e fa anche la cornice. Ma in generale le mie opere rappresentano la ricerca iconografica di pop art, quanto qualsiasi oggetto potrebbe diventare il soggetto di questa tecnica. Devo dire che ho cominciato poco fa, un paio d'anni fa, forse a lavorare seriamente, forse dedicandomi al 100%, essendo innamorata di questo lavoro, sono riuscita ad avere qualche risultato. È bello che le persone hanno cominciato a credere in me. Anche l'organizzazione che viene contornata dal tuo lavoro è molto importante, quindi l'illuminazione che ha creato più quadro intorno alle mie opere, poi la Federica Mariani che ha curato la mostra, che ha organizzato. Ma ti vedi il suo fidanzato perché merito mio, si sa, diciamo. Sì, è vero, anche merito suo perché lui mi segue tantissimo. Mi critica e mi dà anche tanti consigli. Continuando gli Summer Jamboree, loro mi hanno dato questa bellissima idea. Federica Mariani è stata veramente bravissima a curare tutti i particolari. È lì che un artista diventa un vero artista e diventa importante. Quindi è molto bello quando qualcuno ti asseconda e ti dà questa importanza, perché alla fine gli artisti non si diventa da soli, si diventa con tutto quello che ti contorna il tuo lavoro e gli apprezzamenti ovviamente del pubblico, quindi per me adesso è un periodo di crescita, per fortuna penso di aver trovato il mio codice e la mia tecnica, quindi adesso è solo una sperimentazione, mettere in prova la mia fantasia e quindi sviluppare quella che ho sempre cercato di esprimere, l'energia, la positività, i colori. E io, ok, è un problema, eh? Mi stai simpatico, eh? Stai parlando con me. È una bella festa, è una bella situazione questa. Vedi questo quadro? Ti piace questo quadro? La riconosci? Ehi, la riconosci? È Marilyn, ok? La vuoi comprare? Ti posso fare un buon prezzo, eh? Vabbè, che ci vuoi fare? Formazione professionale. Ma non essere professionista, ma essere coglione, però. Mi chiedono di commentare il quadro, in verità lo dovrebbe fare l'artista, quindi se mi vede sicuramente si incazza. Io l'unica cosa che posso dire è. Guardatelo, no? Figo. Cioè, io quando ho conosciuto Ludmilla, che stava iniziando a dipingere, ho detto no perché sai, a me piace molto l'arte. No, cioè si vede che non ci sei. E invece ragazzi questo è il risultato, quindi mi sa che qualcosa c'è.